Abbiamo modificato il nostro programma di allenamento andando a ripristinare un po' di energia e prestazioni sui vari giocatori. Dobbiamo affrontare il... Andiamo immediatamente, facciamo una conferenza. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt Ihre Fragen bitten. Tu sì, tu no, tu sì, tu no. Qua a turnover tocca a tutti, ragazzi, fatemi una ragione. Dobbiamo fare meglio, siamo pronti. Vedete cosa abbiamo mancato, miglioreremo presto. Vedete di... Danke für Ihre Fragen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Basta che non sia rabbia. I giornalisti prendono senza zappa. Morale molto felice. Reazione pre-partita. Sott'occhio. È il giorno più atteso dalle due tifoserie, l'occasione per ribadire una possibile superiorità sui rivali. Campo con la mentalità. Immagini in diretta dalla Bayer Arena di Leverkusen, il teatro del match di oggi. Un caloroso saluto amici sportivi da Piero Gepardo e da Lelia Dani, nuovamente protagonista la Bundesliga sui nostri canali, impegnati in questa gara Bayer Leverkusen e Colonia. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento no. Delle vibrazioni positive per oggi, sì, sono convinto che ci divertiremo. Vediamo l'11 di partenza con cui scende in campo il Bayer Leverkusen. Opportunità! Boom! Bonifazio! No. 1-0! Si sblocca dunque il derby! Vantaggio per la squadra di casa!
portiere che non ci è arrivato per un soffio qui. Per è riuscito nessun... solo a toccare la palla, ma non è bastato per impedire che terminasse in rete. Non ce ne sta. Dai, 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 Colna, che vi smontiamo a pezzi. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Il grande Bonifaz, ragazzi, non ce n'ha per nessuno. Ut. Brutto passaggio questo. No, l'ho fatto. Procede senza disturbo. Dai, dai, dai. Mette in area di rigore. Fermala. Attenzione, pericolo. Oh. Azione che non ha portato a nulla. Wirtz. No. Intercetta bene. Mi sono sbagliato. Perché se ne va, cross rivedibile, palla che è terminata direttamente sul fondo. Le tratte Bundesliga che torna in campo con l'incontro che stiamo per trasmettere, partita da non perdere tra Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Ecco, mi sono sbagliato col pulsante come al solito. Ha spazio per andare. Pallone arretrato. Hanno l'occasione, no, per trovare il gol del pareggio. Ci sta. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato, direi, molto bene l'assist all'indietro del compagno. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Palacios. Shaha. Palla per Wirtz. Cerca spazio al centro. Wirtz. Boom, la bomba, la ci prova, ci abbiamo provato. Gioco che va avanti. Ut. Può andare sulla fascia. Solleva la testa, c'è cross in area. No. Occhio. Ma che gol ha fatto? Ma infatti. Ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Efficace il traversone, lo stiamo proprio rivedendo. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Porco Giuda, raga. Il punteggio adesso è di 2-1. Insomma, sa che sta tattica del contropiede, ragazzi. Wirtz. Vedi? Capisce, non è molto adeguata per noi. Niente. Intervento falloso, ci sarà punizione. L'arbitro chiama a sé l'autore del fallo, punizione solo verbale per lui. L'allenatore del Bayer Leverkusen decide di cambiare qualcosa. Subito fuori Bonifaz, ragazzi. Lozek. Grande possibilità. E andiamo, il pareggio. Risultato che cambia. Ottimo. Subito in equilibrio, due gol in rapida successione. E qua mi sa che oggi, ragazzi, vediamo una partita di tennis, eh?
Io ci sto. Ma chiamo Wurz. Vi sfonna a tutti. Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene, Pierre. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. Questa è la reazione del tecnico, fatica a contenere la propria grande gioia per il gol che rimette tutto in discussione. Eh sì. 2-2, bella partita, parità assoluta. Ut. Vediamo cosa inventa ora. Tiro centrale, comodo per il portiere. Finisce il primo tempo. Risultato di parità. Partita che ci sta regalando gol ed emozioni, eh. Ci auguriamo una ripresa giocata sugli stessi livelli. Vedremo chi terrà di più tra le due difese contro i rispettivi attacchi. Ne abbiamo uno oggi in giornata di grazia, a dispetto anche delle pessime percentuali realizzative fatte registrare fin qui in campionato. Gestione squadra. Abbiamo fatto due piccole sostituzioni. Secondo tempo, prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità, gara apertissima. Occhio all'azione per il Bayer. Ottimo recupero del pallone. Grande calcio targato di Esports, come vedete non si ferma, in programma un'altra sfida pronta a tenervi incollati alla poltrona. Due grandi squadre, stanno bene in campo. Occhio da lì, Radetzky, attenzione, non è finita. Subito avanti. Possono ripartire. Occhio al contropiede. Lozek. Perde il pallone, attenzione. Cross in area, ci pensa lui spazzando. Dai, chialo sotto. Così, ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. L'arbitro non fischia, attacca il Leverkusen. Prova ad aggirare la difesa. Palla respinta dal difensore. Schmitz. Ut. C'è spazio per andare. Selke. Fermati. Quanto cazzo hai tirato? Ta. No. La squadra avversaria riconquista il pallone. Ardelio intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Selke e c'è il gol e trovano di nuovo il vantaggio. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da questa palla rubata, vedi, in questa zona pericolosa. La difesa ha dormito, è stata punita. Palacios. Suggerimento per Palacios. Passaggio intercettato. Ut. C'è il movimento dei compagni. Interessante la verticalizzazione qui. Si oppone alla conclusione. E dai. L'arbitro assegna il fallo laterale. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Lozek. Altro attacco del Bayer Leverkusen. Attacco che sfuma merito del buon lavoro difensivo. Arbitro che ferma il gioco. Può esserci un cartellino per il giocatore del Bayer. La difesa alla meglio e allontana il pallone.
Occhio al contropiede qui. A metri per andare. E andiamo. Mamma mia. Si è fatto tutto il campo il ragazzotto. Ha infilato il portiere con una conclusione forte, precisa, imparabile da quella distanza. A volte le soluzioni più semplici sono i migliori. Una partita fantastica, 3-3 il punteggio. Ci provano ancora, vogliono la vittoria. C'è il cross nel mezzo. Noi abbiamo la Drecci pronto a tutto, ragazzi. Niente, raga, ma c'è la Drecci? No! Occhio a questo errore. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. C'è un cambio. Decide così il mister. Vai, portiere. Ancora 2 minuti da giocare. No, ma spinto arbitro. Attenzione, può arrivare anche un cartellino qui per il giocatore del Bayer Leverkusen. Addirittura. Che? Arriva il triplice fischio dell'arbitro. C'è la grande attesa per questo derby. Alla fine si è chiuso tutto in parità. Si è chiuso tutto in parità. Vabbè. Ci vorrebbero far credere. Anche se effettivamente forse qualcosina di più la potevamo. Se compagnia bella, ma come al nostro solito, perché noi ci piace farla. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Quindi lo sapete. All'interno del campo, perché io a questo punto lo batto. Danke, dass Sie bei uns waren. Allora. 4-4-2 così, rosa. Allora, giocherà, fa un po' di cambiamento di esterno destro. Poi bisogna di un attaccante, un attaccante, abbiamo Adli, Ozle che è forte, me lo ricordo. Mettiamo qua terzino esterno sinistro, c'è Devlin. Ok, Wirtz, qua ci vorrebbe un COC, dice. Hoffman. Dovrei avere un altro COC?
fatti, Amiri. Amiri, Amiri, pipipipi, Amiri è un COC. Un CC lui dice. Un CC, Xasha, Puerta, ci mettiamo un attimino Puerta. Così si riposano gli altri. Attaccante terzino sinistro. Posto di mamma. Pa, 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 attaccante destro. Allora abbiamo Palacios che è un centrocampista. Puerta qua ci vuole un difensore, un bel difensore centrale come Tapsoba. Cosso no, ci vorrebbe un terzino sinistro, ci dicono. Rinegozia va perché mi sa che 500.000 io mi ho scordato quanto valeva. Porco Giuda, me lo sono scordato, regà. È perché questo ragazzi, quindi andavo a vuoto proprio. Andavo a vuoto. Sei morto, che vuoi fare? Se lo vuole, se no. Dai, su, mettete. Dice, che vuoi? Che ti interessa sapere? Facciami dei soldi. 14 milioni. Rinegozia. Guarda, io ne voglio. Ne voglio almeno 17. Ne voglio 17, 4 e 10. E vediamo. Sale l'adrenalina, i tifosi ci credono, nessuno ha voluto mancare. Del resto questo è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. È la partita che mette di fronte due squadre imbottite di fuori classe e sappiamo bene che dai loro piedi, dalle loro invenzioni dipendono le speranze dei due allenatori di portare a casa Beh, la gli vittoria agenti che non vale occupiamoci, andiamo ovviamente tutti in moltissimo. campo.
Squadra pronta a partire, è iniziato il conto alla rovescia. È tutto pronto qui alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, squadre pronte a darsi battaglia. Un saluto anche a Lelia Dani accanto a me per il commento tecnico. Nuovamente protagonista la Bundesliga sui nostri canali. Protagonisti di oggi Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Piero. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. Dimostra di vedere la porta con grande facilità, 3 gol nelle ultime 3 partite per lui. Cerny può avanzare a spazio, spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario, la gira verso il compagno, l'arbitro non ha dubbi, è rigore, rigore per il Wolfsburg. Porca pupazza, ma come... La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. L'ammonizione secondo me sarebbe stata eccessiva. Momento chiave del match. Freddissimo qui. Ecco il replay. Conclusione solo sfiorata dal portiere. Si era tuffato dalla parte giusta. Palla che è terminata in rete anche con un pizzico di fortuna, non aveva calciato benissimo. Gara che riprende, Bayer a caccia del pari. Conclusione che non va. Provato, mi sono girato subito, hai visto? Non è che non ci si provi. Era? Cossà, palla che torna in possesso. No, sì. Arbitro che ferma il gioco. Può esserci un cartellino per il giocatore del Bayer. Ho fatto una cazzata, l'ammetto. Ci poteva stare anche la punizione. Gli è andata bene questa volta. Comunque, un pochetto abbia secondo me si è buttato. Poco proprio. Non vorrei dire nulla. Lovromeier. Messa. Tentativo largo che si spegne sul fondo, qui ha angolato troppo. Largo. Sì, conclusione che gli è scappata. Non è riuscito ad usare per niente bene la mira. Ci sono novità interessanti da Berlino. Stadio an der Alten Försterei. Prima rete della partita per l'Union Berlino. Il tedesco Kevin Volland è l'autore del gol. Ha ripreso la respinta del portiere e l'ha messa dentro da pochi passi. Si sblocca dunque il match. 1-0. Che occasione. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. C'è il calcio d'angolo a favore del Wolfsburg che è già in vantaggio. Cerny. Ci mette una pezza, dal pallone ancora lì. Si alza la bandierina, c'è la posizione di fuorigioco. Ha provato a fare il movimento per rientrare dal fuorigioco, ma la palla era già partita. L'arbitro non fischia, attacca il Leverkusen. Lozek. Interessante il tocco verticale. Nessun problema per Castells. Tapsoba procede senza disturbo, la difesa la meglio e allontana il pallone. Possono ripartire in contropiede. Legge bene la situazione di conquista palla.
Manca sempre meno alla fine dei primi 45, squadra ospite colpita ma ancora non affondata, ha spazio per il recupero. A me la loro prova non è dispiaciuta, vanno analizzate le partite, hanno giocato comunque un buon calcio, è mancato solo il gol. La strada è quella giusta, devono insistere. Il portiere non si fa sorprendere. Arriva la segnalazione del cartellino giallo, l'arbitro aveva atteso la conclusione dell'azione precedente. L'allenatore del Bayer Leverkusen decide di cambiare qualcosa. Abbiamo avuto 10 secondi di la calcia in profondità. Palacios ci ha provato di testa ma ha mancato completamente il bersaglio, pallone che è uscito di parecchio, completamente fuori campo. No che manca completamente il bersaglio, è proprio andato da un'altra parte proprio, amico mio. Non so se lei se ne fosse accorto, buon uomo. Arnold Schwarzenegger, un minuto di extra time. Buon pallone filtrante. Certo. Primo tempo che si chiude qui con le squadre che si dirigono agli spogliatoi. Un altro fallo. Ha toccato meno palloni del solito nei primi 45, deve farsi vedere di più. Vedremo se alzerà il livello. Ha corso parecchio senza combinare granché, Pier. Nessun gol a referto e poche occasioni degne di nota. Io immagino che avrà voglia di rifarsi nella ripresa. Eh beh, vogliamo ben dire, Allora riprendi gestione, ci abbiamo da fare qualche sostituzione, qualche personaggetto un po' stacchetto, ci abbiamo Tapsoba che proprio non sta in partita. So che non è il tuo ruolo, ma forse possiamo mettere a posto di Devlin che non sta proprio dando il massimo. Riprendiamo la partita, scusate ragazzi, voglio comincia il secondo tempo col Bayer sotto di una rete. Attenzione, cambiato il punteggio alla Rhein-Neckar Arena, andiamo a sentire. Seconda rete della partita per l'Eintracht di Francoforte. Punteggio L'Eintracht. Che ora è sul 2-0 dopo che sul cronometro sono trascorsi 48 minuti. D'accordo, grazie. Si rinnova l'appuntamento con la Bundesliga qui sui canali di ATV con questo match del prossimo turno. Partita che promette spettacolo tra Wolfsburg e Augsburg. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Entrata decisa, perde palla. Dai. Intercetta il lancio e riconquista palla. Avanza sulla tre quarti. Buono, possono trovare il gol no, del pari. Attenzione, poteva essere il gol del pari. Hai ragione, occasione davvero ghiotta, Pier, che non è riuscito a sfruttare al meglio. Me la sono mangiatissima, non mangiata. Arnold Schwarzenegger, sempre lui. Chiama in causa Maier. Avanza, palla al piede. Ha scelto la potenza. Ha gelato anche lui, non siamo gli unici. Non capisco perché questa soluzione. Se lo starà chiedendo anche lui, vedrai. Ma se lui se lo sta chiedendo. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Palacios. Xhaka. Occhio al cross nel mezzo. Mamma mia. Occasione. Palla spazzata via.
entra sul pallone. Palacios cerca il pari, ma senza troppa fretta, a dire il vero. Ha letto molto bene questa situazione. Può far male da lì. Capodazza, ragazzi, ci ha messo il ditino, ci ha messo. Ecco la sostituzione del Wolfsburg. La mette in mezzo. È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Il dato sui tiri sottolinea la loro buona prova in fase di costruzione e le lacune mostrate nella finalizzazione. Se non la butti dentro, poi è normale rischiare di perdere. Ed è quello che sta accadendo oggi. Eh sì, non sempre tirare spesso. La respinta di Radetzky, palla in gioco. Recupera senza difficoltà qui il portiere, che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io, Pier, sto ancora ripensando a quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Andiamo subito perché ci sarà novità alla Rhein-Neckar Arena. È arrivato il terzo gol per l'Eintracht di Francoforte. Rete di Dominique Calvert-Lewin. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Ma quale, mi stai a porta sfiga, te stai zitto. Pallone che torna in possesso degli avversari. Perdonami per l'interruzione. Ricordiamo che ha appena segnato l'Eintracht di Francoforte. Ora sono avanti per 3-0. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Va in porta. Palla in rete e secondo gol per lui quest'oggi. Davvero implacabile. Abbiamo cambiato i modi, cambiamo tutto. Come al solito, prese di evoluzione. Il pressing ha funzionato perfettamente perché hanno riconquistato palla e poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol che stiamo rivedendo. Boh. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Vedi che non vanno avanti i miei. Adli. Ancora 3 minuti da giocare. Gran tiro, non trattiene, attenzione. Interviene e libera. Grande tempestività di questo intervento. Arnold. Sempre su. Finisce il match con la delusione per il Bayer Leverkusen per questo KO. Al di là del risultato, quello che non sarà piaciuto al tecnico è la prestazione della squadra. No, ma infatti non passa mai davvero in grado di creare grattacapi alla difesa. Alla fine i gol di scarto potevano anche essere più di due. Cominciamo esagerando, porta che prendono uno schiaffo. È stato protagonista di una prestazione così così, senza grandi sussulti. Nonostante la vittoria. Intervista volta partita. No, andiamo avanti perché stavolta non. Allora, prossima fatta Lacken, 4 punti, Europa League. Ci abbiamo l'Europa League, ragazzi. La prossima è Lacken, quindi dobbiamo obbligatamente andarla a vincere, amici. Io ve lo dico. Partita ce la giochiamo, conferenza stampa, perché è la conferenza dell'Europa League, quindi ce la facciamo. Ok, welcome everyone, thanks for coming. We're gonna start with questions now. Bayer Leverkusen. Ragazzi, riuscirete a conquistare i 3 punti, certo la dobbiamo fare per forza anche se stiamo facendo schifo. Non sarà facile, ma ce la faremo, sapete, noi siamo forti, ci impegniamo, siamo tedeschi, anche se io sembro più un pakistano o un bangladino, però che è nettamente superiore, quello mi fa piacere. Il problema è che è il giocatore che fa cagare e che fa perdere tutto quello che potevano perdere. Capito, ragazzi, può capire. Non hanno sortito gli effetti sperati, diciamo che non hanno proprio sortito un Kaiser. Buttamola là, va. Ok guys, we're gonna end here. Thanks so much for coming today.
Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Boom, 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 boom. 90 minuti da vivere intensamente qui su EA Sports. I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Un grande benvenuto agli amici da casa, Pierluigi Pardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Riflettori puntati sulla UEFA Europa League per questa sfida valida per la fase a gironi. C'è un colpo d'occhio fantastico sulle tribune, i tifosi hanno risposto massicciamente all'appello delle squadre e all'importanza della sfida. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Hoffman. Ottima. Porca la copertura. Da. Può andare sulla fascia. Fermalo. Si oppone al traversone. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. Calcio di Bungalov, però dico. Il pallone in corner. Sale l'urlo dei tifosi, Pier, si rendono conto dell'importanza del momento e provano a trasmettere tutta la loro energia alla squadra. Palla messa in mezzo, spazzano senza problemi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. No, però l'ho tirata. Girone di Europa League che si sta rivelando particolarmente combattuto, la classifica mostra un evidente equilibrio con la situazione ancora tutta da definire. Questo hanno detto finora i risultati, Pier. L'impressione è che si deciderà tutto sul filo di lana, perché ogni punto lasciato per strada potrebbe fare la differenza alla fine. Pallone che passa agli avversari. Dai Bonifaz. Lozek. Accompagnano l'azione. Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. Ci si prova, ci si prova. Prosegue nella sua avanzata. Occhio al tocco, 1-0, la cambia in questa maniera. Mette il sigillo. Un gol non tra i più difficili, come documentano queste immagini, va sottolineata però la prontezza con cui è conclusa a rete da quella posizione. Stace, stace. Dai, dai. Ecco la reazione del tecnico al gol. La partita si è messa sui binari giusti. Hanno un vantaggio minimo, ma sa importante, soprattutto a livello psicologico. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Così, così, così. Occhio al pallone filtrante. Ha cestinato il pallone del possibile più due. Sa di averla combinata grossa. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con due gol di vantaggio. Tecnico che mostra il suo disappunto. Potevano aumentare il vantaggio. Già, 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 già. Andiamo.
porta palla. La manovra interrotta senza problemi. Hoffman. Possono partire in contropiede, attenzione. Perdono palla, niente ripartenza. Prova l'imbucata per il compagno. E l'ha messa! Si porta a più due grazie a questa rete. Buone ragazzi. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. E qui la conclusione era un po' svirgolata, ma palla che si è comunque infilata alle spalle del portiere. Un po' svirgoled, come si dice. Dai, dai. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Hoffman. Lascia partire il cross. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio, non ci ha dato nemmeno troppo vicino. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente nel tempo. Il primo tempo. Grazie a questa grafica possiamo ricapitolare la prestazione di questo giocatore protagonista fin dai primi minuti. È in formissima là davanti, impressionante oggi per il numero di tiri in porta. Riesce a smarcarsi dei difensori e concludere a rete. È anche un gol per lui a referto. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Sì. Arbitro, io non vorrei dire niente, ma... Hoffman. Va avanti nella sua azione. Fa l'azione nel mezzo. Ha provato la botta al volo. Esecuzione anche apprezzabile, ma risultato rivedibile. Palla che è uscita di molto. Va detto che non era semplice impattarla bene e trovare la porta. Ecco il cambio del Bayern. Ecco il cambio del Bayern. Torna il grande calcio sui canali di ATV con questo match del prossimo turno di Bundesliga. Partita da non perdere tra Bayer Leverkusen e Friburgo. Sarà uno scontro tutto da seguire. Attenzione, guarda Pier! La respinta di Radetzky, palla in gioco. Accese, crede, e c'è ragazzi. Tocco vincente dopo la risposta del portiere. Perfetto il tap-in. Il replay evidenzia come il portiere non abbia colpe sul gol. No, come la difesa è andata a far palle. Che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. Brutto passaggio e pallone regalato. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Fallo di Bungalov. Hovland. Palla riconquistata dagli avversari. Alla lunga scavalcare la difesa sembra interessante. Non ci ha pensato due volte, ha calciato di prima intenzione. Poteva non andare so dove, però abbiamo calciato effettivamente, perché il tiro c'è. Sicuramente tra i più spettacolari, ma anche i più difficili da realizzare, come dimostra questa conclusione. Oh, è entrato un capellone come me. Faccio ingresso in campo dalla panchina. Dai, Amine, faccia il miracolo tu. Segnaci una rete ogni tanto.
Grimaldo. Hoffman. Tiro assolutamente sbagliato. Male. Finisce alto sulla traversa. Ho capito, Della, stai calmo. La diata di ha battata, mica lui, eh. Hanno costruito tante occasioni da rete, fallendo però proprio sul più bello. Si giustifica anche così, è il misero gol di vantaggio che hanno sugli avversari. Potevano essere molti di più se solo fossero stati più lucidi al momento di calciare in porta. Io questo oggi penso che perdo il possesso. Questo telecronista. Ta. Altro attacco del Bayer Leverkusen. Pallone buono questo. Ottima parata del portiere. L'allenatore del Bayer Leverkusen decide di cambiare qualcosa. Occhio al cross in mezzo. Sventa il pericolo. Oh, ho schiato subito. Hoffman. Prova a metterla dentro. Pericolo scampato. Possono ripartire, attenzione. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Cartellino. Mi dà il cartellino giallo. L'arbitro mostra il cartellino ci dà giallo. Il giallo ci direi dà. Che non poteva fare altrimenti qui, Pier. Per il tecnico non era giallo. No, era giallissimo. La manda in area. Capisce tutto e intercetta palla. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Ha provato la botta, Dino che è terminato non lontano dal palo. Allenatore che decide dunque di operare una doppia sostituzione. Allenatore, vedi che capellone questo. Oh. Questo è veramente capellone. Hoffman. Adli. Non c'è nessuno. Suggerimento per Palacios. Lo vedi? Si mette bene sulla traiettoria. Provano a caccia del gol del pari. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Ancora 3 minuti da giocare. Palla ancora per il Bayer, norma del vantaggio. Nostra. Palla in out, sarà nostra. Fallo laterale. Ma dico, ma i raccattapalle che gli danno la palla non ci stanno più, sono finiti, se ne sono andati. Hoffman lo supera benissimo. Che parata e che Kaiser questa. Non è ancora finita, Pier, anche se mancano ormai pochi minuti, vediamo se saranno sufficienti per trovare il gol del pari. Quello. Beh, facciamo subito, eccolo, eccolo qua, facciamo il nostro tiro. Facciamo cross. Occhio centro corner. Diretto, la botta, ruffa. Dai, che cala finita. Il sipario sul match, c'è la dai, gioia finita, dei tifosi ragazzi, del Bayern Leverkusen. Partita equilibrata con il risultato in bilico fino all'ultimo. Una vittoria che premi i loro sforzi, punisce, io direi troppo severamente, i demeriti della formazione avversaria. Sì, c'hai ragione proprio. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha tutte le ragioni per festeggiare. La squadra ha vinto e lui ha disputato una buona prova. Penso non potesse chiedere di meglio. Ottimo. Tutta una Europa League in modo che...
could just grab a minute of your time for a few questions. Bella per gli americani, bella per i tedeschi, per i francesi, no, i francesi. Come faccio il coatto? Allora, l'importante era vincere, abbiamo vinto, abbiamo vissuto. Cioè, non poteva perdere ancora, abbiamo preparati meglio, ci abbiamo messo più grinta, ci abbiamo messo più grinta col microfono, quindi voglio urlare, abbiamo messo più grinta! Già parla chiaro che abbiamo visto due partite differenti. No further questions, thanks. Ecco, bravo. Ciao. Siamo noi che un po' deposta. Come mai? Ma questi secondo me non stanno bene comunque. Ha saltato tutte le mie partite, ma de chi? Io ho riuscito ad aggiungere istruzioni. Infatti no, volevo andarlo a modificare. Apprezzo il tuo impegno, mister. Se decidi di non dirmi una capa, sono costretto a ripensare al mio futuro qui. Avrò bisogno di tenere le partite che contano. Credo che dovrei fare la squadra Aken. È stata una decisione difficile, mi sono detto che non giocare. La congregazione per me, il mio impegno c'è anche per la squadra a vincere. Niente, mi padre, non ti preoccupare, no, non è vero. Non è vero. Allora, innanzitutto andiamo a modificare il programma di allenamento realmente, ragazzi. Allora, portiamo un po'. Ok, facciamo equilibrato. Facciamogli recuperare un po' di energia. Ok, tra specifico per l'energia, Tapsoba. Facciamo, no, aspetta. Facciamogli recuperare di più. Corrazza. Tutto sulle le prostazioni, equilibrato e specifico energia. Palacios lo facciamo anche lui specifico per l'energia. Hoffman anche lui uno specifico energia. Tutto sull'energia. Boniface che avrebbe bisogno di un turno di riposo, in effetti. Abbiamo un buon portiere e un buon attaccante, c'è solo Adli. Ah, queste però non posso. Allora, vabbè, intanto diamogli il recupero. Specifica energia, ok. Poi qua sotto prestazioni, equilibrato, specifico prestazioni, ecco sono, mamma mia. Questi stanno bene e qui. Oh, Virz, tutto sulle prestazioni. Un COC. Ok, il piano di allenamento l'abbiamo modificato. Adesso andiamo a modificare anche la nostra squadra, la nostra rosa, scusate.
Allora, abbiamo effettivamente Wirtz. Che sta fuori e potrebbe, immagino, giocare al posto di Hoffman. Al posto di Hoffman. Ma tanto, come ti metto, vedi che stai storto, Virse. È quello il problema tuo, amico mio. Che come ti metto, te rode. Ma dici, perché non te metto? Come al solito, amici, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che vi date. Vi invito a seguirmi su tutti i miei social, quindi TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, per essere sempre aggiornati su tutte le mie programmazioni. Grazie, amici. Ci vediamo al prossimo episodio. Thank you.